Una buona notizia mi è stata data questa notte, alle ore 4:20 circa, in contrada Marinelle, località San Salvo Marina, è stata eseguita la cattura di una lupa femmina adulta, probabilmente la stessa lupa responsabile delle aggressioni verificatesi nelle scorse settimane tra i comuni di San Salvo e Vasto. L'animale è stato catturato e sedato dallo staff di veterinari e biologi del Parco Nazionale della Maiella con il coordinamento del medico veterinario Simone Angelucci. Ora saranno le indagini genetiche a confermare l'identità della lupa catturata per attribuirne la correlazione con l'aggressore. La lupa viene trasferita nell'area faunistica di Pretoro, non accessibile al pubblico. Un'operazione complessa messa a punto dal Parco Nazionale della Maiella con il suo staff tecnico e la partecipazione di enti e istituzioni come la Regione Abruzzo. Ma prima che venisse presa, la lupa ha avuto il tempo di attaccare nuovamente. Una ragazza di 35 anni di Vasto è stata ferita a un polpaccio mentre si trovava in spiaggia nei pressi del biotopo di San Salvo Marina. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2 della scorsa notte. La 35enne ha riportato diverse ferite agli arti inferiori che sono state curate al pronto soccorso del San Pio. Ma come avvenuta la cattura del lupo? Lo chiediamo a chi ha partecipato attivamente, il medico veterinario Simone Angelucci. Ci sono volute diverse settimane per arrivare a questo risultato. La situazione era di certo complessa perché l'animale si faceva vedere di tanto in tanto nei centri abitati di Vasto Marina e di San Salvo Marina. Ha compiuto diverse aggressioni, ma c'è stato bisogno di fare un monitoraggio attento del territorio del movimento dei lupi, perché si trattava di più individui che erano presenti nella zona. Abbiamo dovuto distinguere lei dagli altri. Questa lupa femmina poi è stata anche confermata sotto il profilo dell'identità genetica e della correlazione con gli attacchi. Adesso vivrà in un'area faunistica, in un recinto per autorizzazione di ISPRA e di Ministero. Se dovesse essere confermata con la genetica, crediamo che il problema possa considerarsi risolto perché è la prima volta che in Italia si registra, in tempi recenti, un'aggressione da lupo per un problema individuale, comportamentale di un singolo individuo. In questo caso la storia individuale dell'animale non è ancora nota, cercheremo di capire il perché di questa aggressività. Sia il sindaco di San Salvo, De Nicolis, che l'assessore al comune di Vasto, Licia Fioravante, vogliono ringraziare l'ente parco e tutto lo staff, ma anche la stessa cittadinanza. Un ringraziamento anche ai concittadini che in qualche maniera hanno segnalato tutto quello che poteva essere utile alle autorità competenti. Rinnoviamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà a tutte le persone che sono state aggredite e ai loro familiari che hanno dovuto vivere questa esperienza brutta alle prese con questo animale. Aspettiamo ora soltanto l'esame ultimo, quello della mappatura genetica, che potrà ricondurre con assoluta certezza l'animale catturato all'animale target che si è reso responsabile delle aggressioni.